Benvenuti ad un nuovo appuntamento con fiori e piante della montagna bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. Aria di cambiamento in questa trasmissione. È vero. Lo spieghiamo? Spieghiamo così velocemente, ma lo spieghiamo. Sì, da oggi abbiamo deciso di ospitare una terza persona all'interno di questo storico programma condotto e ideato da Ettore Saronide. Infatti la voce guida delle schede che riguardano i fiori che ogni giorno Ettore andrà a presentarvi saranno lette da Andrea Cecchella, quindi avremo anche una voce di una voce professionale. Esatto. E allora Ettore, oggi che cosa farai raccontare noi ad Andrea? Parliamo oggi di una graminacea, una pianta comunissima nei prati, che si chiama Brizza Media. La Brizza Media, che vediamo nelle immagini, è una graminacea, frequente già dal mese di aprile, in particolare nei prati semiasciutti, che si può incontrare in tutto il piano basale della nostra provincia fino alla fascia subalpina. Si tratta di una pianta glabra, alta da 30-70 cm, munita di un rizoma brevemente stolonifero. Le foglie appaiono larghe circa 5 mm, sono lanceolate e con il margine leggermente rugoso. Le spighette, decisamente ovali, formate da una decina di fiori, possono raggiungere la lunghezza di 7 mm. Sono prive di ariste e sono graziosamente pendule. Tali spighette oscillano sui peduncoli capillari, spesso contorti al minimo soffio di vento, donando ai pascoli un continuo tremolio decisamente appariscente. Viste da vicino, le spighette sono di forma ovale, inizialmente di colore verde, e poi con sfumature dorate, spesso screziate di violetto. Il tutto a maturazione si trasforma nel frutto, una coriosside ovata molto piccola. Ettore, trattandosi di una graminacea, è una pianta molto comune da noi? Ma certo, Giorgia, però sempre in alta montagna. E ti spiego anche perché è una pianta che ci arriva dalle zone fredde dell'Europa e che si è qui da noi trovata bene, diciamo in un certo senso, e quindi moltiplicata. La pianta, originaria dalle zone fredde dell'Eurasia, è molto comune in tutto il Bellunese, in particolare sui prati falciati, nei pascoli e nei luoghi incolti, dove preferisce i suoli moderatamente umidi oppure piuttosto secchi. Il nome del genere deriva dal greco e ricorda particolare tipo di cereale. Quello della specie, invece, è l'attributo specifico che indica le dimensioni delle spighette per distinguerla dalle altre congeneri, esistenti infatti sia la Brizza minor sia la Brizza massima. Il nome comune di sonaglini richiama la forma delle spighette simili a piccoli sonagli, come la coda del crotalo. Quello di tremolini, infine, si riferisce all'estrema mobilità delle stesse, che si agitano ad ogni minimo spirare di brezza. Si tratta anche di un'erba ornamentale che esperti floricoltori usano per decorazioni con fiori secchi. Terminiamo con una leggenda comune nel nord dell'Inghilterra, secondo la quale la nostra Brizza media cresce solo in luoghi umidi, presso i fiumi oppure in laghetti, dove le giovani donne, disperate per amore, si sono annegate, causando il tremolio delle spighette della nostra graminacea. Naturalmente si tratta solo di racconti popolari, che è bello però ricordare in questi nostri incontri. E per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Arrivederci Ettore. Ciao tesoro. Ciao.